Ed eccoci qui ragazzi, bentornati su Infinity Games. Ragazzi, come vi avevo già promesso, con un altro titolo. Un titolo che fa parte di un'antologia, spero anche lunga perché mi prende tantissimo questo titolo, così come quello precedente. Parliamo di uno dei titoli dell'antologia della Dark Pictures, ragazzi. Come vi dicevo, sono usciti soltanto due titoli. Il primo è Man of Medan, che già troverete sul mio canale e potete andarlo a vedere quando volete, e ve lo consiglio. Per quanto riguarda quest'altro, che è Little Hope, ragazzi, è un altro titolo, sempre genere horror, avventura. Ragazzi, è un gioco davvero, davvero eccezionale. Per due motivi. Il primo è che potete giocare l'intera storia, l'avventura, o da solo, quindi in single player, oppure con un vostro amico o più amici, fino a 5 personaggi. È possibile che gli sviluppatori abbiano deciso di inserire quanti amici rispetto a quanti personaggi sono nella storia. In questo caso sono 5 personaggi, noi quindi potremo invitare fino a altri 4 amici, giustamente. Dovrebbe essere così, ragazzi, dovrebbe essere così. La seconda cosa che mi prende tantissimo di questi titoli, ragazzi, è che non hanno una storia, diciamo così, che hanno un seguito, cioè nessun titolo è uguale o si allaccia alla storia precedente, al titolo precedente. Quindi parliamo di tutti, titoli a sé. Trame, storie completamente diverse, personaggi completamente diversi, con caratteristiche diverse. E ancora più sorprendente è la difficoltà con il quale bisogna comunque giocare un titolo del genere, ma più che difficoltà, ecco l'ansia che mette, perché comunque ogni scelta che voi farete, ogni azione che compierete e dovete compiere nel minor tempo possibile. Quindi prima dello scadere di un determinato periodo, un determinato te tempo, può cambiare le sorti della storia, addirittura può arrivare ad uccidere alcuni personaggi. Quindi attenzione ragazzi. Cosa dire? Little Hope quindi è una cittadina dove 5 ra 4 ragazzi, 4 studenti del college, 4 studenti universitari, insieme al loro professore devono andare in una gita, devono andare a fare una gita. A un certo punto ci sarà una deviazione, vedremo insieme. Questo è scritto nella trama, ragazzi. Questa deviazione porta questi ragazzi con il loro professore a Little Hope, questa città completamente abbandonata, no? E soprattutto un poco tenebrosa, ok? E lì succederanno alcune cose. Quindi adesso non ci perdiamo in chiacchiere, iniziamo insieme. Gioca da solo. Io già, diciamo così, ho iniziato semplicemente per capire un po' con la grafica, quindi fare alcune impostazioni, l'audio, quindi spero che mi sentite bene, così come sentite bene anche gli effetti di gioco e le voci. Vabbè, andiamo avanti. Gioca da solo, sì, ovviamente. Nuova storia. Partiamo. Ecco, iniziamo bene. Notte, nebbia. Ok. Ristorante lungo la strada, ore 21:42. Penso che già siamo in viaggio. Sì, c'è qualcuno nel pullman, ok. Quindi già siamo in viaggio. Mamma mia, che strada, almeno una luce mettetela. Autista non me la conta proprio giusta a me. È una faccia proprio strana.
Grazie di aver accostato. E nulla. Qualcosa non va? C'è un problema più avanti. C'è stato un grosso incidente, la strada è chiusa. Capisco. Stiamo deviando il traffico a Little Hope. Tutto ok? All'aria di uno un po' confuso. Sì, sto bene. Voglio soltanto portarli a destinazione. Dubito che un lieve ritardo possa causare disagi. Vada verso est. Arriverà dritto a Little Hope. Allungherà di poco il tragitto. Va bene. Ancora quel gettone lo consumerà. Sta dormendo alla guida questo, che non lo vedo da bene. Pochi giorni saranno 3 mesi. Bravo. I primi 90 giorni sono i più duri e intensi. So che non ha senso, ma tenerlo in mano mi fa sentire molto meglio. È la strada sbagliata. Tutto bene, è solo una deviazione. No, non va. Adesso calmati, è tutto ok. Ti prego, ehi. John, smettila di trattarmi così. Fate piano, per favore. Madonna! Che cazzo era quella? Eccola. Iniziamo con queste scene sparate così all'improvviso. Rilevamento bussola. L'autista ha perso il controllo della corriera a causa di una ragazzina in mezzo alla strada. E questo ce ne siamo accorti tutti, grazie. Smettila, James. Sai quanto mi dà sui nervi quando non mi prendi sul serio. Quello che dici non è vero, tesoro. Ho solo avuto una brutta giornata. Questa è la bambina che... Ci credi che stanno litigando ancora? Io sì. Sei ubriaco? Ma che sorpresa! Ho solo guardato la partita con i ragazzi, non esagerare. Non sto esagerando, lo sai. Girano voci. Potrebbero esserci alcuni licenziamenti. La fabbrica... Ripeti questa storia da anni. Piuttosto mi preoccupa Megan. Cosa avrebbe Megan? Non ho notato niente. Cosa vuoi notare dopo 10 birre? Oggi il reverendo Carson l'ha presa da parte. Lo fa da 4 settimane. Non sta bene. Non scherzo, James. È inquietante. Per quella bambina. Ho altre cose a cui pensare adesso. Ma non mi dire. Hai sempre altro a cui pensare. Quando troverai del tempo? Stai montando una tragedia sul nulla. Non capisco perché agitarsi tanto. Sul nulla? Occuparsi da sola di tutta la famiglia, io famiglia. Non lo definirei nulla. Mi servirebbe una mano. Forse se avessimo dei figli nostri, sarebbe tutto diverso. Questo è un colpo basso. Non capisci quanto non sia dura per me. Non sei l'unica persona sotto pressione. In fabbrica tira una brutta aria, Anne. Molto brutta. Non hai il momento. Madonna. Quindi sono adottati. Quanti figli tiene questo? No, sta bambina è inquietante. Non si può guardare. Bonnie Trump. Casa della famiglia Clark. Tania è in ritardo. Sta capitando più spesso. Almeno qualcuno di noi si sta divertendo. Lasciala stare. È lui che mi preoccupa. Quel tipo non mi piace affatto. Tutte le sue stronzate New Age sembrano uscite da una setta. La settimana scorsa abbiamo chiacchierato un po'. A me piace. Questo è un classico. Un disco pazzesco. Smettila, così me lo rovini. Quello continua a bere, cioè già si era imbriacato. Ehi, brava. Vedi di non rompermi il disco, capito?
Non essere così severo con lei. Non l'ha fatto apposta. Tutto quello che fa Megan non è mai apposta. Accidenti. Mi toccherà usare la finestra se non sistemano la porta. Come andiamo? Aspetta, ci ha dato dentro ancora. Continuano a litigare da quando gli è entrato papà. E per cosa stavolta? Diciamo la verità. Papà ha bevuto. Chi l'avrebbe detto? Ormai non fanno che litigare, sono prevedibili. Proprio come un disco rotto che continua a incepparsi. Dennis, quante volte ti ho detto che devi portare in solaio tutte le tue cianfrusaglie? Ehi, un po' di rispetto. Questa è una collezione molto ambita, rara e preziosa. È un po' stronzo questo. Sarà stata un marine. Perché è così arrabbiato? Sempre lo stesso. Dennis sa fare solo una cosa. Comportarsi da Dennis. Allora, queste sono le risposte che vi dicevo prima, da dare in poco tempo, perché altrimenti se non la riuscirà a dare in tempo, potete dare quella sbagliata, ovviamente. Ehi, Dennis. Ehi. Non ora, sono impegnato. Non mi piace sta bambina per niente. Ehi, smettila di fare la scema. Vaffanculo. Ragazzi, scusate. Che spavento. Mi hai fatto paura, tu. Vi ho sentiti parlare di me. Non ora, Megan. Mi piacerebbe fare il bagno in pace. Mi serve una pausa da questo manicomio. Mamma mia, bambina. E chi dorme? Io non dormirei mai in casa con questa. Si è pure rubata la chiave, sta ladra. Vai, chiude dentro. Perché non vai a parlare con mamma e papà? Non mi sembra il caso di mischiarmi. Sai come sono, peggiorerei le cose. Stavolta non sembravano le solite scaramucce. Discutevano di Megan. Ha fatto qualcosa di male. Beh, non mi stupisce. Di sicuro ha più di una rotella fuori posto. Ah, me ne siete accorti. A proposito dell'argomento, nobile cavaliere, dov'è la principessina? Forse è meglio lasciar stare Megan. Lasciala stare. In qualità di sorella maggiore ho il dovere di vedere se sta bene. Sì, già. Come se qui comandassi tu. È andata di sopra. La cerco io. Allora, tieni premuto RT per raccogliere gli oggetti, vabbè, usa la logico per esaminarlo. Alcune interazioni diverranno segreti. I segreti scoperti possono essere visualizzati nella schermata collezione e personaggi. Va bene, va bene. Per lo meno il gas lo abbiamo acceso. Premiare una copia al battito per cambiare Y durante la fase di calma. Ah, ok. Quindi dobbiamo stare attenti, giusto tempismo. Ah, ho sbagliato. Devi tenere d'occhio tua sorella minore. Vaffanculo, ho sbagliato. Vabbè. Il pensiero per lei. Tranquillo, va. Dani è andata da lei proprio ora. Provaci tu a gestire una famiglia così. Anche il diavolo in persona non riuscirebbe a non dare di matto. Ok, dobbiamo muoverci. Va bene. Voglio vedere un po' la casa, però.
The New England. I processi delle streghe, mamma mia. Che roba inquietante. Ma qua si esce. Vediamo un attimo qui prima. Una lettura imprendibile per comprendere a fondo i processi delle streghe di Salem del 1692. Il livello del velo dell'innocenza. Oh, ma qualcuno piace tanto sto fatto delle streghe, eh? Qua che si fa? Per guardarti intorno potrebbero esserci informazioni nascoste. Io sinceramente non vedo una minchia. Ma vabbè. Di qua dove si va? No, ritorniamo in salotto, va bene. Qui che si fa? Non possiamo uscire. Sala da pranzo non ci sta niente. Credo che dobbiamo andare solo. Che cazzo? Orologio di merda. Vaffanculo, sti cazzo di cose che... Di qua neanche si può andare, vabbè. Andiamo pure qua fuori. Ok, siamo ritornati. Vabbè, a questo punto, ragazzi, andiamo sopra. Andiamo dalla bambina inquietante. Ehi, Tania. Sei di sopra? Come sta Megan? Non so, non l'ho ancora trovata. Ehi, fate silenzio. Sto cercando di dormire. Ecco, hai svegliato la bella addormentata. Beh, pazienza, cerca Megan. Calmo, ci provo. Sta bambina proprio. Fammi un favore. Niente urla per qualche minuto. Vorrei un po' di pace in questa casa. Va bene, come desideri. Sì, d'accordo. Non apro bocca. Mi sembra che qui nessuno abbia chiesto la tua opinione. Comunque, che cos'era quel chiasso? Stavo solo cercando Tania e Megan. In bocca al lupo. Megan è una vera peste. Anthony, si può sapere dove sei? Anthony, mi sto arrabbiando sul serio! Anthony, se non mi rispondi... Ho visto la... Eccola qua. Bimba, ma stai bene? Hai ragione sulla mia famiglia. È tutto vero. Oh, cazzo. Tania, che succede? Quella peste mi ha chiusa fuori! Sto congelando! No, non mi piace questa storia. Adesso ti apro, lascia stare Megan. Aspetta! Una brutta situazione, ragazzi. Megan! Sei dentro! La cucina sta bruciando! Che cazzo succede? Megan! Sto pensando alla bambina, ma falla morire! Questa la chiusa dentro, vabbè. Ehi! Che cosa diavolo ci fai là sopra? Ero
ero chiuso nel solaio. Vai al balcone! Anthony, aiuto! Aiuto! C'è quest'altro che non si sveglia qua. C'è quella bambina, guarda. Qualcuno mi aiuti! Fuori uno. Penso che pure la mamma morirà a questo punto. Forse si salvano soltanto i tre fratelli? Ma... fuori due. Teniamoci pronti, ma finché dobbiamo fare qualcosa qua. Aiuto! Aiuta Tania, aiuta me. No, aiutami a Tania, la bambina non l'aiuto. E tanto eri morta, non avrei mai fatto in tempo, scusami, perdonami. Buttati. Sto tubo. Usa la finestra o cade la usa la finestra. Sa grondaia, se cade te spacchi la schiena. Però dentro c'è il fuoco. Boh, non lo so se ho fatto bene, ragazzi. Cazzuella. Ah. Che brutta morte. Tania. Tania, di qualcosa. Ah. Ahia. Questa è la brutta morte. Mamma mia, strage familiare proprio. Mo si incolpa questo. Ah no, peggio. Ok ragazzi, una strage familiare. Bene. Credo che questa sia l'introduzione, ragazzi, quindi benvenuti in Little Hope. Ma a questo punto vediamoci anche la presentazione, cioè il filmato. Ragazzi, comunque è un gioco che io consiglio al 100%. Ovviamente a chi piace questo genere di titoli, come vi ho detto, è da consigliare proprio, perché... a tutto, anche a livello grafico è piacevole, a livello sonoro le scene sono ben fatte, la trama ben costruita, cioè la storia, il fatto che comunque ogni personaggio ha le sue caratteristiche, lo vedremo più avanti sicuramente, e ogni caratteristica di ogni personaggio deve essere ben equilibrata all'interno della storia, quindi per questo bisogna prendere le decisioni giuste al momento giusto. Insomma, prende tanto come gioco, prende davvero tanto. Ah, questo è il curatore che stava anche in Man of Medan. Curatore o narratore. Super Massive Games.
Eccolo qui. Salve. Chi si rivede? Ho una nuova storia per te. Molto diversa dall'ultima. Inquietante, vero? In realtà non c'è nulla da temere. Questa particolare storia non è ancora stata scritta. È stata solo abbozzata e le scelte dei protagonisti la completeranno. L'incendio? No, non sarebbe stato possibile evitarlo. Quel che è fatto. O forse no. Comunque, è meglio pensare al futuro. La vita è un'ombra sfuggente, no? Quello di cui sto per narrarvi è un mondo confuso, forse angosciante persino. Quanto angosciante dipende da ciò a cui vorrete credere e quanto confuso dalla strada che vorrete scegliere. Sono infinite le direzioni verso cui sarà possibile incamminarsi. Spesso non possediamo tutte le informazioni, ma una scelta va comunque fatta, nella speranza di giungere alla verità e all'esito che abbiamo desiderato. Come nella vita, ogni decisione conta. Le scelte del singolo influiranno su tutti. Questo era l'inizio della storia. Quale immane tragedia. Il conto delle vittime non è ancora scritto. Dipenderà dalle prossime decisioni. Ah. Cosa scegliere? Ragione? Sentimento? Meglio seguire la testa oppure il cuore? Non c'è risposta giusta. A volte è meglio una e a volte l'altra. Il mio consiglio, per quel che vale, è: sii sempre fedele a te stesso. Ma io sono qui soltanto per annotare gli eventi, non per aiutare. Si suppone che io non interferisca, insomma. Non è il mio compito, apparentemente. Ma d'altra parte, apparentemente mi è permesso condividere le sagge parole dei grandi narratori del passato, qualora io ritenga che esse siano appropriate. Ah, ancora un'ultima cosa prima che ci separiamo. Vi sono immagini in Little Hope che, se trovate, mostrano squarci di un possibile futuro, qualcosa destinato o non destinato ad accadere. Ah sì, ricordo, stavano anche in Man of Medan. No, di grande aiuto. Poi durante i prossimi video vedremo insieme di cosa si tratta. Ci vediamo, a presto. Stammi bene. Quanto mi piace. Nessuno fra i presenti oggi è in grado di comprendere il motivo di questa immane tragedia. Ma confortiamoci nella consapevolezza che la famiglia sarà unita per l'eternità. Tania nell'abbraccio caritatevole di Dio. Vabbè. Credo che sia finita l'introduzione definitivamente. Andrew, 18 anni,
Studente universitario, ansia e distacco. Bene, queste sono le caratteristiche dei personaggi, ragazzi. Taylor, 22 anni, studente universitario, caparbietà e suscettibilità. Bene. John, 43 anni, docente universitario, razionalità e prepotenza. Dov'è Daniel? Non lo trovo. Non lo so. Luogo dell'incidente. Invece di perdere tempo, perché non mi dai una mano? Lui invece come sta? Non sembra così grave. Forse ha battuto la testa. Ok, prof. O devo chiamarti dottore? Prova a chiamare i soccorsi. La polizia o qualcun altro. Ho già provato, ma posso riprovare. Mamma mia, sta fatto che ogni decisione che prendi... Ehi, Andrew, amico, come stai? Dove siamo? Che è successo? Ci siamo ribaltati, ma stiamo bene, solo tanta paura. Se lo dici tu. Non mi ricordo di nessun incidente. Forse sei sotto shock. Stai migliorando. Potresti anche avere una commozione. Riprenditi con calma. Rimani qui. Aspetta. L'autista? Telefono del cazzo, non funziona. Come non averlo? Ok, non agitarti. Troveremo un altro modo. No, questo non è l'autista. Daniel, 20 anni, studente universitario, affabilità e giustificazione. Va bene. Angela, 48 anni, studente attempata, causticità e indulgenza. Ehi, Daniel, sei tu? John, grazie al cielo. Daniel! Taylor, come stai? Sto bene. Bene anche noi, se vi interessa. Tutto a posto laggiù? Sto bene, non ho niente di rotto. Ehi, John, perché siamo andati a sbattere? Non lo so. L'autista ha sbandato per evitare un ostacolo sulla strada. Tra l'altro è lì con voi? No, dicevo io che mancava. Strano. Non è neanche quassù. Ce la fate a risalire qui? È molto ripido. Qui sembra ci sia un sentiero. Grande. Seguite il sentiero. Vi porterà sulla strada. Ci ritroviamo là. D'accordo. A dopo. Va bene. Ehi, Taylor. Mi daresti una mano a rimettere in piedi Andrew? Aspetta. Non ricordo nulla. Tu chi sei? È tutto ok. È soltanto la botta. Io sono John, il tuo professore. Eravamo sul pullman per una gita, ma qualcosa è andato storto. L'incidente non era in programma. Beh, andremo in cerca degli altri e di aiuto. Consideralo una specie di test di crescita. Premi come indicato prima dello scadere del tempo. Madonna. Davvero una bella squadra. Ho fatto un sogno. Sembrava reale. C'erano fiamme ovunque, era... Con quella botta hai fatto un bel viaggio. Gli altri sbucheranno da un sentiero che dà sulla strada. Ci troveremo lì. Scusa. Troviamo un accordo. Perché abbandonare il pullman? Tanto vale aspettare. No. Perdiamo soltanto tempo. È molto meglio raggiungere gli altri e andare insieme in città, alla ricerca di aiuto. E l'autista? Dov'è l'autista? Dovrebbe essere tornato. Avrà fatto l'unica cosa sensata. Cercare aiuto in città. Vabbè. Hai ragione. Andiamo, ti seguo. Mi dai ragione. I valori di modalità possono essere visualizzati nella schermata collezione personaggi. Non vabbè. Indietro, okay? Ok, ragazzi. Allora, prima di andare avanti, io direi di... È scelto sempre con la testa dove possibile. Stavo dicendo,
Io direi di fermarci qui, di farlo comunque un poco alla volta, visto che comunque è un gioco abbastanza ansioso, no? Prende tanto, in alcuni punti è anche frustrante. Quindi vorrei andare con calma, ma anche per voi non rendere il video troppo lungo. Quindi ragazzi, vi saluto, ci continueremo a vedere sul mio canale, sia con questo titolo, tante altre novità. E ragazzi, vi raccomando, andate a vedere sempre sia su Ubisoft che su Epic Games per i regali, appunto, in vista delle feste natalizie. Dal 17 dicembre ricordatevi di iniziare a prendere i vostri giochi gratuiti ogni giorno. C'è un video che ho dedicato esclusivamente a questo sul mio canale, andatevelo a vedere. Quindi vi raccomando, state attenti. E ragazzi, io vi saluto e a presto. Ciao!